Ok, ci siamo, buongiorno a tutti, mercoledì è il primo di maggio, è festa, quindi a tutti i lavoratori, buongiorno della festa, come buongiorno dei lavoratori, buona festa a tutti. Ragazzi, non so come si dice perché io non sono un lavoratore, sono in quella maggioranza ormai di italiani che sta cercando lavoro. O come meglio si dice, siamo disoccupati, ragazzi. Ma comunque questo hobby, questo passatempo che ho, ovvero la radio, mi porta a essere con voi anche questo mercoledì primo di maggio. E volevo spiegare a DJ Giovi che è il primo di maggio e non il primo d'aprile. Quindi il pesce d'aprile si fa al primo di aprile, perché dovete sapere che prima di iniziare eravamo qua, ci stavamo divertendo un po', mentre Michele Noise provava tutti gli effettini che abbiamo, Giovi ci faceva gli scherzi. Ma il primo maggio è il giorno dei lavoratori, quindi niente scherzi. Oggi ci siamo anche per oggi alla regia, DJ Giovi e Michele Noise. Buongiorno ragazzi. Alla voce, come sempre, ci sono io. Forse qualcuno sarà anche stufo di sentirmi dire: ma che palle questo Roby. C'è anche il primo maggio, non si ferma mai, parla sempre. Ma cosa avrà mai da dire? Lo scopriremo durante la puntata. Io ci sono, sono bello carico. Non abbiamo Dane oggi, ma abbiamo un ospite speciale. Oggi, ragazzi, chi abbiamo? Ciao ragazzi, sono Linus. Quindi incredibile, cioè non è a Radio DJ, oggi è da noi. Sorvegliati speciali, quindi io direi di partire, prima di dire qualcosa di troppo, con i Bastille e la loro Pompei. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? You close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Ma Gio, ti ho detto di parlare, cioè dovevi disannunciare il disco, fare queste cose. Non sono capace di parlare.
Non lo sai, come lo sei capace di parlare? Di parlare a un microfono, di parlare in generale, sì, da. Il DJ Joey che vi ha cantato le ultime note di questa Pompei dei Bastille, una canzone che è da tempo che gira, ma piace ancora. Guarderemo se i Bastille faranno uscire qualche altro successo. Durante il fuori onda, per non sentirmi da solo, visto che Dani non c'è, sono andato anche oggi dai miei registi perché soffro di solitudine, ragazzi. Basta! E loro mi fanno, ma vai via, ma puzzi anche, fai schifo, esatto. Vai via. E invece voglio stare di là con i registi perché soffro di solitudine. No, ti vogliamo bene, Robin. Oh, grazie, guarda, sono rincuorato. A proposito di solitudine, c'è un mio collega di mancanza, cioè di non voglia, di solitudine, un novantenne francese, precisamente di Saint-Emilion. Noi sappiamo, in Gironda, Aquitana, Francia. Ho dato le coordinate, se volete cercatelo, io non so precisamente dove sia. L'unica cosa che so è che è in Francia. Quest'uomo novantenne, di nome Roger Marc Grenier. Avete capito? Il nostro francese non è proprio limpido. Spacca il nostro francese. Guarda, parliamo meglio in inglese, il che è tutto dire, ragazzi. Ma questo novantenne ha paura di restare solo, poverino. Data la veneranda età, lo capiamo un po'. Ma perché non vuole restare da solo? Perché da poco è restato vedovo, quindi lui vuole vivere gli ultimi anni della sua vita. Ma che dico anni, giorni della sua vita, ma che dico giorni, forse minuti, data l'età. No, gli auguriamo comunque lunga vita al povero Roger, che, pensate, per non restare da solo ha messo un cartello nel giardino di casa che dice proprio così: causa morte, cerco una compagna di vita tra i 70 e gli 80 anni, con auto o senza. Cioè, non ho capito cosa serva la macchina. La macchina fino a qui tutto bene. E fino a qui tutto bene. Speriamo per lui che qualcuna, qualche signora, qualche arzilla nonnina tra i 70 e gli 80 qualche bella vecchietta. Sì, con la dentiera. Io avrei, al posto di con auto senza, avrei scritto preferibilmente con denti propri, esatto. Così per non trovarmi. È un po' dura quell'età lì. Ma sai perché? Perché avrei l'incubo di trovarmi a quell'età la dentiera della mia consorte sul comodino la mattina. Quindi quest'uomo era insieme alla sua donna, la donna della sua vita, da quando aveva 18 anni. Quindi ai 18 e 90 sono all'incirca 72 anni, se non ho fatto male i calcoli. Esatto, giusto. Ragazzi, ho fatto un calcolo a mente così al volo, pazzesco, anch'io sono stupito delle mie capacità matematiche. Comunque ha passato una vita con la sua consorte, adesso per non restare solo, visto che non è mai stato solo un minuto, lui vuole una nonnina con auto o senza. E chissà se la trova con o senza auto. Poi cosa ci deve fare? Deve andare al supermercato, dove devono andare a ballare a quell'età? Non lo so. Adesso un'altra canzone, The Lumineers con Hey Ho, Hey Hey Ho, Ho Hey. Non l'ho capito. Hey. Hey. I've been trying to do it right. Hey. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. Hey. I've been sleeping in my bed. Hey. I've been sleeping in my bed. Hey. So show me, family, hey, all the blood that I will bleed. Hey. I don't know where I belong. Hey. I don't know where I went wrong. Hey. But I can write. Standing on
fuori onda. Ho capito, è ho ei, perché poteva essere hey ho o ei. Non lo sapevamo, l'ho scoperto, The Lumineers. Oh, ehi, è un titolo che così ti travia, ti fa credere qualsiasi cosa. Dei Italian Busters insieme anche oggi, che è mercoledì 1 maggio, il giorno dei lavori, vorrei dei lavori, dei lavoratori. Vorrei riportare la frase di un celebre film: lavoratori? Così, così, giusto, oggi festa, siamo un po' più pazzi anche noi. Ci sta Roby con voi sino alla fine di questa puntata speciale. Anche oggi ci siamo. E come lo sapete, ogni mercoledì io ho un'invenzione per voi. Anche oggi non mi sono tirato indietro, ho pensato, ho spremuto questo cervellino che mi ritrovo e ho tirato fuori un'idea pazzesca, ragazzi, perché ho inventato una cosa che è di tendenza. Sentiamo. Sai che c'è la sigaretta elettronica che la tiro fuori quasi tutti i mercoledì perché ispira quasi tutte le mie invenzioni. Sta andando tanto, tra l'altro, sento tanti miei amici così che già ce l'hanno. Già ce l'hanno, ma noi non ci frega della sigaretta elettronica perché sì, io ho inventato una cosa pazzesca. Pensa, il posacenere per la sigaretta elettronica. Che tu dirai, a cosa serve? Chiedimi a cosa serve. Allora, dicami, a cosa serve? A niente. Però fa figo, per perché è una cagata pazzesca. Guarda Michi, che potrei contraddirti, perché abituati, fumatori, sì, incalliti, sono abituati comunque a fumare e appoggiarla nel posacenere. Ok, quando non sanno cosa fare mentre fumano. Quindi io cosa ho inventato? Questo posacenere che vi aiuta in questo gesto quotidiano del fumo, quello vero. Quello con la sigaretta non serve a niente perché resterà sempre pulito, quindi un oggetto anche di design. Quindi se qualcuno, come dico sempre, vuole rubarmi l'idea, ragazzi, fatelo pure. Il posacenere per la sigaretta elettronica, che non serve a niente, ma è una cosa estetica e per appoggiare la sigaretta. Bella, bella idea proprio. Ma io sono contento di avere Joe oggi perché è l'unico che appoggia sempre le mie invenzioni. Nonostante, come dice il nostro gingolino, siano delle cagate pazzesche, l'idea che talvolta non servono a niente come quella di oggi, però Joe sarebbe sempre un mio potenziale cliente. Io sono contento di questo, quindi ragazzi, se volete brevettate questo posacenere per la sigaretta elettronica, ma potrebbe anche servire, magari se lo faccio bello, quei colori fluo, quelle cose un po' fighe, magari lo comprano in tanti. E adesso Chris Brown.
se non ricordo male, era quello che aveva malmenato Rihanna. Se non sbaglio, che l'aveva fatta un po' nera. Davvero? Oh, sì, ma non la sai questa cosa. Ma dove vivi? Ma fuori dove dal mondo. Dove vivo, ragazzi? Cioè, tu non sai niente. Che Chris Brown, allora, se non sbaglio il nome, stava insieme a Rihanna. Poi in una notte di alcol e passione, lui aveva picchiata per bene e le aveva postato le foto su Twitter e su internet. Tutti hanno visto che lei era stata malmenata dal fidanzato, ma ultimamente si sono rimessi insieme. E pensa che al tribunale per il processo contro Chris Brown loro due vanno insieme. Cioè Rihanna è contro Chris Brown in tribunale, però loro due entrano mano nella mano e lei esulta quando assolvono lui. Vergogna. Cose da pazzi. Un'altra cosa che vi abbiamo raccontato oggi, strana, che accade un po' in giro per il mondo. E oggi dove eravate voi? Forse eravate a fare un picnic, se il tempo lo permette, eh? Ve l'ha permesso? Oggi eravate a fare un picnic, oppure avete guardato il classico concerto del primo maggio su Rai 3 dalle tipo 4 di pomeriggio fino a notte inoltrata, una maratona pazzesca, esatto. Però sempre tanta gente va a vedere questo concerto in Piazza San Giovanni. O dove eravate? Semplicemente non ve ne fregava niente di sta festa e siete andati al mare e avete detto: ma chi se ne frega? Non lo sappiamo noi, l'unica cosa che sappiamo è che eravamo qui anche oggi. The Italian Busters alla metà, direi a metà, perché alle maestre non c'è. Dopo la sua ricaduta nella malattia, Danesi dice di essere andato in giro per lavoro, ma in realtà mi ha detto che si sta divertendo parecchio. Lì, mortacci, tu vorrei dirgli così simpaticamente: si sta divertendo. Roby c'è sempre, Joe c'è sempre. Oggi in regia c'era anche Michele Noise. Ciao, che, ragazzi, sta diventando meglio di Joe a mettere le canzoni. Cioè, Joe potrebbe rubarti il lavoro. Sì, sì, lo so, anzi, me l'ha già rubato forse. Quindi da domani non c'è più Joe. No, dai, ti vogliamo lo stesso. Io non posso mancare perché, Joe, ma se non ci sono io, chi parla qua? Chi porta avanti la carretta? Non si sa, forse un altro lo trovano, ma non ci interessa, adesso non sono miei problemi. Vi aspetto domani, la puntata del venerdì, iniziamo il weekend insieme, tante belle canzoni. Stavamo già pensando adesso a qualche canzone per domani, ma non vi svelo niente, state con noi, abbiamo anche la classifica del venerdì, quindi puntata proprio da non perdere. D'ora è tutto, grazie ragazzi, se volete chiudere mettete la sigla, se non volete mettetela lo stesso. Ciao a tutti!